Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale Leon Trip, bentornati in un nuovo episodio di Mr. Prepper! Mr. Prepper! Provo ragazzi, ok. Non so se la cam va bene qua, comunque spero di sì, adesso noi... Questo gioco cos'è? È un gioco tipo alla... non Fallout, alla... come cazzo si chiama quel gioco dove dovevate costruire un bunker? Fallout Shelter, credo. Vabbè. Comunque, è tipo la Fallout Shelter, dobbiamo sopravvivere per costruire un bunker, per poi non ho capito bene per cosa, ma... Oh, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci posso credere. Vi racconto questa adesso. Tempo fa, intanto che cominciamo una nuova partita. Tempo fa, anch'io guardavo gli youtuber fare gameplay, insomma. E mi chiedevo sempre, cazzo, ma fanno apposta? Cioè, non è possibile che quando, tutte le volte che registrano debbano ricevere per forza una telefonata. Secondo me programmano il telefono apposta per farci vedere che quando loro registrano ricevono una telefonata. E invece no! Perché quando ho cominciato a fare video capita la stessa cosa anche a me. Ma cioè, ci deve essere tipo uno spirito dello youtuber che vi fa ricevere la telefonata quando voi, nel momento in cui voi cliccate il tasto della registrazione, vi arriva una chiamata sul cellulare. Per forza. Ragazzi, provateci. È sempre così. Fidatevi. Allora, ho il corriere che suona. Quindi, lo chiamiamo qua. Ho fatto una prova. Vabbè, sono andato 6 giorni avanti. Lo chiamiamo sempre io, YouTube. Io, Boulder City. Così. Chi se ne frega. Ma dove cazzo è trovo? Allora, adesso vedete cosa dobbiamo fare. Praticamente, ci dovrebbe essere anche una breve intro, vediamo. Allora, il gioco, ragazzi, se vi interessa, è gratuito su Steam. Questa prima parte in accesso anticipato. È gratuito su Steam. Poi, una volta che verrà rilasciato completamente, non so se... quanto costi, insomma. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable. Lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. Niente, siamo stati presi. They call me. Come? Mr. Prepper. Mr. Prepper. Siamo noi. Siamo noi, Mr. Prepper. E ora con questo Mr. Prepper, ragazzi, il gioco parte da qua. Vedete, guardate che grafica. Vabbè. Salve. Qua il nostro agente, insomma, quello che... governativo, non lo so, ci viene a fare ispezioni ogni tanto. Ok, questa è la tua nuova residenza, ciao. Sì. Bla bla bla, è stato confiscato il tuo veicolo, è stata una procedura standard perché hai provato a scappare, bla bla bla. Ok, proibito, va bene, sì. Ah, certo, va bene, che se ne frega. Gioco tutto in inglese, ragazzi. Vabbè. Ok. Va bene, ci sono delle cose che sono proibite, certo. No. Ok. Benediciamo il presidente. Benediciamo. Ok. Andiamo. Bene. Allora, ragazzi, in questa prima parte del gioco, questo è il nostro, vabbè, tutorial, quindi dobbiamo muovere la camera con WASD oppure con questo. Adesso vediamo, ragazzi. Devo familiarizzare con i controlli, per muoverlo basta premere il tasto sinistro del mouse e clicchiamo a caso, lui si muove. Se clicchiamo 2 volte corre, vabbè, noi abbiamo sempre la corsa attiva comunque. Se vogliamo cliccare e vedere gli oggetti basta premere col tasto destro, possiamo ispezionarli, prenderli. Vedete, questo qua è un guardaroba, ci dà, cioè praticamente questo contenitore... Se lo distruggiamo, perché possiamo anche distruggere le cose in casa, ci dà 8 di ferro e 1 di metallo. Ok. Poi ci dice adesso che siamo però stanchi, quindi dobbiamo andare a riposare. Va bene. Quindi andiamo a riposare. Qui c'è il nostro letto, ci clicchiamo su. E nap, cioè praticamente riposiamo. Non dormiamo, diciamo, ma riposa. Quando riposiamo il tempo va avanti, quando questa barretta qua... arriva a 0 vuol dire che siamo pullati qua con il nostro sonno. Possiamo arrivare tranquillamente a 0. Quando dormiamo, ovviamente, la nostra barra della fame. Questo qua c'è un cuore, ma... cioè,
Credo che sia la fame, non la vita. Dobbiamo ricaricarla mangiando soprattutto. Quindi adesso facciamo open il frigorifero. E vediamo che nel frigorifero già c'è qualcosa. Abbiamo 5 di zuppa, 3 di cavolo, 6 carote e 3... come si chiama questo? Una rapa tipo. Allora, mangiamo direttamente dal frigo, così noi la ricarichiamo questa. Ok. You keep your preparedness high. Ok, questa barra deve essere alta. Quando è alta, noi siamo felici. Cosa vuol dire preparedness? Comunque, in good condition. Ok, perfetto. Quando siamo in good condition, possiamo lavorare più velocemente. Va bene. E quindi, adesso, andiamo ancora sopra e andiamo qua al nostro piano finale. L'ultimate plane. Piano di fuga. Obiettivo 1, sopravvivere. Bene. Obiettivo numero 2, scappare. Quindi il piano è semplice. Ok, costruisci la tua prima stanza del bunker. Adesso andiamo a costruirla, la prima stanza del bunker. Ok, dobbiamo cliccare su questa iconcina di costruzione oppure premere B sulla tastiera. Quindi diamo l'ok. Cominciamo a costruire. Build. Ok, lui si mette il caschetto e la sua... Bellissimo piano di costruzione e vedete che guadagniamo, cioè riceviamo della terra. Noi scaviamo il nostro bunker, però ci dà terra. Ok. Roma grade qua, non credo che ci interessi. Ok. Adesso serve una scala per il tuo bunker, se no come cazzo scendi, giustamente. Allora, andiamo qua, ragazzi, se si dà una mossa. E dobbiamo, ok, prima devi scoprire la workbench, quindi facciamo così, ispezione, textile, ok, perfetto, e grab, perché è il telo. Ok, sotto ci troviamo la nostra workbench. La tua Borgen è molto rusty, cioè grezza, devi migliorarla, tipo una roba così. Allora, inspect, craft... Work Magic, no. Sì, deve essere nascosta però quello dell'agenzia, ok. Workbench level 1, servono 5 di metallo e 15 di legno. Ok, va benissimo. Se no non ci possiamo fare granché, vedete? Perché è proprio base base, è un tavolo praticamente. Ok, ci dice di andare qua, adesso noi corriamo fin qua, ragazzi, e alla nostra mailbox. Nella nostra mailbox possiamo scambiare delle cose, insomma. Ok, 2 ore, va bene. Qui, per esempio, da Sergi, qua. Unit of Metal, ok. Ci dice che qua possiamo prendere della... Possiamo vendere del ferro, possiamo vendere... Cos'è questo? Non lo so. Questo è legno. Questa è terra. Ok, qua possiamo prendere... Questa roba? Metallo, ok. Costa un botto, però quanti che ne servono? Non lo so, ragazzi, ne prendo... 6, 7, 8 di metallo. Andiamo meno 32. Abbiamo 50 dollari. Attenzione. Vendiamo. Cosa vendiamo qua? Un po' di terra. Ma si vendi un po' di terra. Così magari risparmiamo qualche soldo. Diamo 3 di terra. E possiamo comprare anche del. Possiamo vendere un sacco di robe qua. Ah, meno 29. Vabbè, dai, trade meno 29. Ci rimane 21. Qua cos'è? Nancy House. Niente, possiamo vendere dei mobili alla Nancy House. E quando questi mobili li vendiamo ci guadagniamo dei soldi. Però prima li dobbiamo craftare. Allora, adesso abbiamo un po' di... Ah, devo trovare del legno però, perché abbiamo il metallo ma non abbiamo il legno qua, arriverà tra un'ora. Quindi andiamo qua. E andiamo dalla nostra casa alla foresta e vediamo se troviamo un po' di legno dalla foresta. Spero di sì. Se è una foresta, un po' di legno ci sarà. Ok, la foresta funziona così, ragazzi. Qua intanto abbiamo un bel cespuglio di bacche che noi ci prendiamo. E prendiamo anche questo. Questo è un tronco di legno. Ok, quindi per forza conterrà tipo del legno, giusto? Possiamo andare a farci del legno questa roba. Quindi un po' di bacche, ragazzi, io me le prendo continuamente. Prendi anche questa. Prendiamo anche questa, grab. Legno, legno, grazie, legno. Ok, andiamo avanti. Cioè, così a raccogliere risorse, grab.
Into the Wood possiamo andare inoltrarci di più sulla foresta. Ci dici di tornare a casa, ma io me ne strafotto perché prendo tutto il prendibile. Intanto che ci sono, raga, che sei scemo? No, no, no. Ah, no, non siamo obbligati a tornare a casa, va bene. Ok, torniamo a casa, quindi quello poi lo andremo a vedere se riusciamo più avanti. Non so se farò un altro episodio, ditemi voi se vi può interessare. In altri episodi ci potrebbe stare comunque questo gioco, massimo 3-4 episodi, ragazzi, e lo facciamo, ecco. Ok, andiamo qua alla nostra workbench adesso e possiamo, vedete, dalla nostra workbench disassemblare comunque i materiali. Adesso, per esempio, questo tronco, se noi lo distruggiamo, ci dà 5 di legno che possiamo utilizzare. Facciamo che si può selezionare tutto. No, va bene, quindi facciamolo uno alla volta, disassembliamo e la nostra stanchezza scende. Quindi quanto ci vuole altro legno? Ok. Perfetto. Adesso, come potete vedere, è passato un po' di tempo, quindi dovrebbe essere arrivato anche il nostro metallo. Molto bene. Adesso il nostro metallo è qua. Giusto? Esatto, abbiamo preso 8 di metallo, lo mettiamo nel nostro inventario. E cal, va bene, chi se ne frega. Nostro inventario e quindi possiamo andare a costruirci la workbench di livello 2. Craft. Ho messo, ragazzi, che il personaggio corra sempre. Ok, workbench di primo livello, va bene, no, primo livello, livello 2 uguale. Ok, la nostra stanchezza scende. Quando siamo stanchi dovrebbe scendere la nostra vita massima. Adesso vediamo, eh. Ok, ora finalmente posso craftare una scala. Craftiamo, vediamo se la nostra. Infatti vedete che scende di brutto. Ok, una volta che abbiamo la nostra scala, ragazzi, la possiamo piazzare per scendere nel nostro bunker. Quindi la trasciniamo. Anche qua, secondo me, può andare. Sì. Va bene così. Andiamo a craftarla, please. Ok. Ora ci dice però che ci servono delle luci per il tuo per il tuo bunker. E per fare le luci mi serve del vetro. Vetro che possiamo prendere tranquillamente da qua, con il nostro qualche bicchiere. Qua, ragazzi, se noi andiamo adesso io te lo ispeziono, ma so già che contiene vetro perché l'avevo già fatto. E quindi andiamo alla nostra workbench qua e andiamo a disassemblare queste qua. E ci ricaviamo del vetro. Una volta che abbiamo ricavato del vetro, possiamo craftarci una lampada. Andiamo qua, lampada da muro, e craftiamone una a questo punto. Abbiamo craftato la nostra, la prima lampada da muro, si craftane un'altra, che te frega. Abbiamo craftato la nostra lampada da muro e scendiamo qui. Ok. Di corsa, please. E qui vedete, dice che adesso è tempo di dormire perché è notte, siamo stanchi. Però noi per il momento dobbiamo posizionare le nostre lampade da muro. Quindi ne mettiamo, allora, una qua. Ok, e così cominciamo un po' a vederci. E nel frattempo, ragazzi, io direi. Sì, adesso vado. Vado a grabbare la mia workbench perché quello che viene a fare le ispezioni di solito non deve vederla. Oh, ma la grabbi? No. Ora vieni qua e grabbala. No. La grabbi? No, 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 dice che non vuole farlo. Vabbè, che se ne frega, ragazzi, chiamiamo tutorial. Comunque dovremmo farlo, vedete che dobbiamo farlo assolutamente. Ok, andiamo a letto e dormiamo. Vai. Almeno fino alle 3. Cioè dobbiamo svegliarci dopo le 3. Primo giorno ho fatto l'ispezione, non so quando arriva, ma arriverà. Più o meno, no? Pressione start. Vabbè. Adesso lui caricherà un nuovo giorno. Avremo sempre fame, quindi bene. Andiamo a mangiarci la seconda scatoletta. Ok. E hit. Ok, ci siamo ricaricati. Le scatolette sono abbastanza preziose. Comunque poi vedrete, ragazzi, che man mano che andiamo avanti potremo anche coltivare le nostre colture, quindi posso grabbarla adesso. Yes. La grabbiamo, la portiamo qua sotto. E come detto, non deve vederla questo tizio. Ah, è arrivato. Ok. Allora, posizionala qua per adesso. Un po' alla cazzo, come vuoi. Ok, andiamo sopra. Dobbiamo aprire la porta, però c'è un po' di cose da fare prima di aprire la porta, quindi da qua, questo qua dobbiamo coprirlo. Ok, poi dobbiamo andare sopra. Ok, non ci dobbiamo far beccare. Girare questo.
Ok, adesso possiamo andare ad aprire la porta. Ok, qua non c'è più niente, la workbench non c'è e apriamo la porta, dai. Lui verrà a fare l'ispezione adesso, eccolo qua. Un po'. Ispezione, sicurezza, va bene. Ok, le dici presidente. Questa è la procedura standard, vabbè. Appena mangiato, eh. Ah, ok, va bene. C'è un po' di acqua qua che dopo prenderemo. Qui controlla che sia tutto a posto, va bene, sì. Tutto bene. Seguiamo. Perché non vuole che facciamo bunker noi sotto cazzo, sotto la nostra casa. Qua è tutto a posto, bless the president, eh! Yes. Oh, che musica. Proprio da panico. Tutto bene? Ok, ci dà questa che è l'ispezione che ha fatto. Abbiamo preso 5 sospetto, livello di sospetto dell'agente è a 0. Prossima visita il 6-1. Ok, va bene. Tutto a posto, grazie. Grande. Ok, allora. Adesso prendiamo questa, andiamo ad aprire qua. E scusa, non lo puoi aprire questa? Dai, porca c'è la miseria, cosa devo fare qua? Vabbè, devo vedere questo. Ok, journal, il nostro journal, va bene, va bene. Ok, posso aprirlo adesso. Ok, così ci mettiamo dentro le nostre letterine qua, che ne so. Va bene. Andiamo giù. Ah, scusate, devo un cover questo. Andiamo giù. E abbiamo un'altra luce qua che io la metterei di qua, ovviamente, se no ci vediamo. Boh. Invece ce n'è un'alta e una bassa, scusate, grab. A me piace fare le cose fatte per bene. Vai. Vabbè, adesso è più. Chi se ne frega! Poi, possiamo scavare ancora qua sotto, ragazzi. Sì. Direi proprio di sì. Però vorrei scavare un po' di più. Ah, ok. Sì. Vai. Vai. Una da 4, dite. Va bene da 4. Secondo me va bene. Build. Ok, ci vorrà un po' per scavare questo bunker, però non ce la facciamo al momento. Il post! Andiamo. Vediamo che cosa vuole questo della posta. Salve. Ti chiamerò Cliff. Ciao, Cliff. Come va? Cosa c'è? Mail. Red. Caro vicino, se ti piacciono i fiori o le erbe e le piante in generale, bla bla bla, puoi venire qua da me, va bene, ok, l'erborista locale. Grande! Ciao Cliff! Come va? Postman, posso parlarci? Ah, altre lettere di oggi? No, non ce ne sono altre lettere di oggi, scusate, ma... Guarda questa qua, grazie. Va bene Cliff, ciao! Mi piace, ma il tempo qua sta volando via. E i nostri iscritti vogliono vedere il gioco come è fatto. Quindi, andiamo qua e possiamo interrompere, vedete, il nostro lavoro qui e possiamo ricominciarlo quando ci pare. Quindi per adesso buildiamo qua, ragazzi, adesso andiamo anche un po' nella foresta, vi faccio vedere un po' un paio di cosette. Ok, ora prima di tutto qui noi possiamo costruirci delle cose per fare cibo. Tipo questo, vedete, container small, ok, ne facciamo giusto 5, craftiamoli. Questo qua è terra da mettere nel bunker per fare in modo che possiamo coltivare all'interno di questo bunker. Poi le scale, servono 3 di metallo per le scale, non so dove prenderlo, sto metallo, aspetta. Non ho voglia di stare lì a ordinarlo, quindi ragazzi, per accelerare un po' i tempi, andiamo su un attimo. Per accelerare un po' i tempi, io direi che qui. Cos'è che contiene metallo qua? Aspetta, questo è vetro. Questo cos'è? Aspetta. Metallo, ok, va bene, grab. Ok, andiamo a disassemblare questo. Vedete che adesso la nostra cosa qua cala. La gente cosa dice? Ah, è felice, ok. Allora, bene.
e disassembliamo questo. Così possiamo costruire la nostra scala, giusto? E no? 1 di 3. E avevo rimasti i miei pezzi di metallo. Cazzarola. E mi sa che tocca andare a comprarli. Allora facciamo una cosa, ragazzi, visto che la nostra abbiamo un po' sonno, andiamo a comprare qua la nostra un po' di robe, un po' di metallo, please. Vende questi adesso, scusa. What? Non vende gli affari? Ma questo me ne danno uno, vabbè. Due. Ma costano un botto. Parola. No, veramente tanto. 12. Li posso vendere un po' di terra, gliela posso vendere tanto, ragazzi, è inutile. Fate. Ok. Bene. Intanto che aspettiamo, ragazzi, che lui faccia il suo, noi facciamo un nap. Andiamo a riposarci un attimo. Intanto che aspettiamo qui che arrivi la consegna. Il tempo va un po' più veloce, io posso dormire tranquillamente. Facciamo un altro nap. Vediamo. Ok, sono le 20, comincia a diventare notte qui. Svegliati. Sì, arrivo Cliff. Ma questo lavora anche di notte il postino, grande. Figo. Inspect. Vai, prendili tutti. Sono due in realtà perché noi abbiamo... Oh, Mr. Pepper. Grande. Ma lavorare di notte non è l'ideale, però... Il metallo... Ah, sì, giusto. Questo li devo smistare. Disassembla tutto. E qua comincia a scendere un po' di roba, però quando craftiamo sale. Mettiamo a posto. Una scala, per favore. Mettiamola per far craft la scala. Sono le 22, vabbè. La montiamo qui. Un po'. Yes. Ok. Scendiamo qua. Anzi, no, non scendiamo un tubo qua. Dobbiamo craftarci il soil. No, l'abbiamo già fatto, quindi possiamo anche scendere. Però anche qua adesso non si vede la mazza. Bla 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 bla, il nostro inventario è qui, quindi vediamo un po' di piazzarle queste. Allora, piazziamone. Una qui, dov'è la scala? Bene, piazzarla qua. Poi quest'altra di fianco. Questa di fianco. Questa di fianco. Mi servirebbero delle luci da fare qua. Ok, devo andare a dormire, ho capito. Prima posso craftarmi almeno una luce? Può? Non si può. La togliamo da qua. Grab. Di qua. Ok, la luce, please. Mettiamola qua. Almeno una, cioè ci vuole. E andiamo a dormire per il giorno dopo, dai, perché ci dice, ci rompe le palle che vogliamo... Vuole che andiamo a dormire. Andiamo a dormire. Flip! Vai. Dai. Purtroppo passa il giorno. C'era un altro caricamento. Ok, la gente arriva qui al 6. E noi siamo... Perfetti. Ok. Vi volevo far vedere proprio l'ultima cosa, che sarebbe proprio la coltivazione, e poi ragazzi penso che per questo video potremmo anche salutare. Quindi, luci, allora intanto qua ragazzi possiamo prendere, ricevi, l'acqua, ok, poi non mi ricordo dove erano, ma dovremmo avere anche dei semi, eccoli qua, ok, qua abbiamo dei semi qua, no, più di questo qua, qua sì ce li abbiamo, va bene, prendiamoli tutti, che se ne frega. Ah, vabbè, take all. Ok, qua li abbiamo presi e mi serve adesso del metallo, quindi grab questo e del vetro. Allora, vetro prendiamo grab. Ok, non è esattamente ideale prendere i piatti, ma vabbè. Ok, andiamo qua e disassembliamo un po' di roba. Adesso faccio vedere che... Track. Glass, disassembla. Perfetto. E questo. Lettera, disassembla questo. Qua c'è del vetro, si disassembla. Questo
Ok. Perfetto, adesso abbiamo un po' di materiale, quindi possiamo farci le luci. Quante ne facciamo? Boh, 4, secondo me vanno bene. Ok. Quanti 4 luci? A parte che abbiamo una fame della Madonna, quindi io direi di andare a dormire, di andare a mangiare. Perché, vedete, sta calando il nostro coso qua. E per adesso questo, sarà minimamente sufficiente, però adesso li coltiviamo sti cosi, quindi allora andiamo a mettere i nostri semi. Guardate, mettiamo il seme qua, può piantarlo. Ah, così, ok, pianta, perfetto. Qua questo pianta, pianta qua, okay. Questo qua. Pianta questo. Qua. Pianta questo. E qua possiamo ripiantare anche questo. Per me va bene. Ok, vedete, ci dice che ci serve dell'acqua. Come fare per metterci dell'acqua? Possiamo trascinare l'acqua direttamente qua, penso. Ma possiamo anche cliccare direttamente sulla terra. E ci mette l'acqua che abbiamo nell'inventario. Qua, 3, 2, ok. Perfetto. E ovviamente per crescere cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di luce, quindi ci dobbiamo mettere anche le lampade. Guardate cosa succede adesso, vedete? Quando noi mettiamo la luce, le piante, vedete? La luminosità delle piante, insomma. Sono anche abbastanza, va in su quella barretta gialla. Qua. Oh, possiamo tranquillamente metterla qua. Ok, perfetto, e dovremmo essere a posto. Ne mettiamo un'altra ancora meglio, ma. Qua. Mettiamo la terra in sta luce, dai. Ok, ora nel frattempo queste crescono, noi andiamo, ragazzi, a fare un salto nella foresta e poi ci salutiamo. Tac. Vai nella foresta, quindi andiamo a raccattare un altro po' di materiali. Qua le prendiamo. Il nostro cibo, queste come stanno messe ancora? Ah, queste sono andate a male, cacchio. Vedete, dovete metterle in frigo, ragazzi, se no vivano male. Che cavolo di bacche. Comunque, fortunatamente respawnano abbastanza in fretta. Facciamo una roba, magnatele subito, eh. Magna tutto. Ecco. Va bene, dai, non è un problema. Into the wood, andiamo nella prossima. Vediamo di raccogliere anche un po' di legno. Tac. Sarà questo. Avanti, avanti. Grande. Grab. Ma non c'è più una mazza. Qua mi stai per. Prendiamo questa roba. Sei proprio sei arrivato. Sì. Grab. 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 E a posto? Credo di sì. Questa roba. Sono scomparso. Ah, no, è la cacciatrice. Ah, grande. Abbiamo sbloccato la cacciatrice. Ok, andiamo anche al terzo livello, se è possibile. Dove cazzarola si va? Eccolo qua. Avanti, Mr. Prepper. Forza, forza, che qua il tempo vola. Dai, dai. Qui abbiamo altro. Vabbè, poi queste ragazze le possiamo comunque grappare. Qua c'è questo qua che quando lo apriamo ci dà dei materiali. Vedete? Abbiamo un po' di cose. Prendiamo tutto. E qua invece possiamo grabbare questo. Qua grabbiamo questo. Ok, un po' di legno magari. Grazie. Chi è questo? Ah, qua c'è una persona. Parliamoci. Che dovrebbe essere tipo la tizia. Oh! Ah, sto prendendo delle bar. Delle bacche. Berry. Tirtilli, non so. Hello, Buttercup. Va bene, non sono Buttercup, grande.
Ragazzi, vi taglio il dialogo perché vorrei. E Jenny comunque c'ha la capanna qua nella foresta e sti cacchi. È una specie di coltivatrice, diciamo, contadina. Dà i semi, eccetera, eccetera. Però bisogna stare attenti ai lupi. Ok, va bene. Non possiamo più andare oltre dal di qua, quindi va bene. Torniamo a casa. Non c'è un cartello per tornare a casa, eccolo qua. Ah, ovviamente, ragazzi, questa roba qua è procedurale, quindi vi ho detto che voi troviate la stessa cosa, però, insomma, dovrebbe essere più o meno quasi, quasi uguale. Ok, siamo tornati, ragazzi, adesso noi qua facciamo open, grazie, mettiamo le nostre bacche in frigo, che se no vanno male, abbiamo visto, e anche questo, voilà, che se no va male, scatolette di tonno. E ragazzi, per il momento io vi saluto qua, vi do appuntamento alla prossima. E insomma, ditemi se il gioco vi piace, è gratuito su Steam, ragazzi. Adesso questo prologo è gratuito, poi quando uscirà il gioco completo non lo so. Comunque, per il momento io mi fermo qua, ragazzi, fatemi sempre sapere la vostra e a buona gana.